Bentrovati dal TG Web della Vipera, notizie dal sud-est barese. Apriamo con la cronaca nera. Nascondeva tra la pasta in cucina, Monopoli, oltre mezzo chilo di hashish. Nei guai un insospettabile 48enne che è finito agli arresti domiciliari. Conversano, la proposta concordataria pervenuta al Tribunale di Bari dalla Lombardia Ecologia non deve essere approvata, anzi bisogna procedere alla risoluzione del contratto di servizio e raccolta differenziata con l'azienda. Così le forze di opposizione in consiglio nel corso di una conferenza stampa ieri hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica la grave questione del ristoro ambientale dovuto alla città in quanto sede di discarica, ma il cui incasso oggi è messo a rischio dalla richiesta della Lombardi del concordato preventivo. Sport, pallamano femminile, l'Indeco Conversano torna alla vittoria e lo fa nel posticipo della quinta giornata di Serie A femminile, prima divisione nazionale, giocato nel Pala San Giacomo contro lo Schenna. Vittoria finale con il risultato di 35 a 24. Per approfondimenti visitate il nostro sito internet lavipera.it, potete iscrivervi al nostro canale YouTube La Vipera TV e per qualunque altra informazione scriveteci a info@lavipera.it.